Giovanni Scagnoli dalla 58esima Biennale d'Arte di Venezia a Sarnano. È questo il titolo dell'evento che si è tenuto venerdì 13 settembre nella sala consiliare del Comune di Sarnano, alla presenza delle autorità e di tante persone attente ed interessate. Le critiche d'arte Loretta Fabrizi e Paola Ballesi hanno illustrato le opere più recenti dell'artista sarnanese e quelle esposte alla Biennale d'Arte di Venezia, presso il padiglione di Grenada a Palazzo Albrizzi Capello, visitabile fino al prossimo 24 novembre. Dall'arcipelago caraibico a Venezia e dalla Biennale a Sarnano, le opere di Giovanni Scagnoli raccontano del suo quarantennale viaggio nella ricerca artistica contemporanea, condotta lungo sentieri esistenziali scanditi da una creatività appassionata e indomita, alimentata dai ritmi della natura e dalla risonanza profonda dei suoi elementi. Come qualcuno pensa che la Biennale di Venezia sia un fatto personale, non lo è, perché proprio in questo momento è dimostrazione che è tutta la comunità, è tutto un fatto della società stessa, della nostra cultura che viene premiato. Per cui io sono stato il tramite tra l'America, in questo caso il paese delle Antille e Grenada, e Sarnano, che non ha niente di meno, perché quando mio padre mi faceva visitare all'interno di questi boschi, oppure tuttora mi faccio le passeggiate, Sarnano e dintorni è una delle cose più belle che abbiamo. Vi saluto, vi abbraccio.